Come i miei colleghi, faccio parte di un gruppo che all'interno della federazione si occupa di didattica, di corsi di formazione. E proprio di recente abbiamo riformato proprio il primo livello dei corsi, diciamo, FIDAL, per il conseguimento di, chiaramente, di certificazioni. Quindi voi qui state facendo quello che normalmente la federazione fa per i corsi istruttori, con delle piccole variazioni, però fondamentalmente io non so se vi hanno dato dei materiali, buongiorno. Sì, sì, libri. Vi hanno dato il nuovo manuale dell'istruttore, vi hanno dato, sì. Penso pure correre, saltare e lanciare, no. Della IAF, no? Correre, saltare e lanciare. Quindi avete, no. Avete avuto il nuovo manuale dell'istruttore? Sì. Vabbè, no, va benissimo quello. Il nuovo manuale dell'istruttore. Perfetto. Perché, diciamo, nel tempo ci eravamo accorti che non c'era una vera differenza tra i vari livelli per il conseguimento dei brevetti federali, per cui per il momento è stato riformato proprio il primo segmento, tenendo conto del fatto che normalmente un istruttore si occupa dell'attività di base e quindi ha a che fare con ragazzi che devono essere avviati alla pratica dell'atletica leggera, per cui il discorso didattico, il discorso della pratica di campo, il discorso dell'apprendimento sono discorsi che, su cui si è focalizzata la nostra attenzione, perché fondamentalmente ci siamo resi conto che molto spesso si davano tante informazioni teoriche, poi l'insegnante oppure l'istruttore non era in grado di mettere in atto una didattica per l'apprendimento delle tecniche dell'atletica leggera. Per cui io stamattina vi parlerò della corsa e lavoreremo in questa maniera qui. Poi oggi, se riusciamo nell'altra ora che ci rimane, penso che riusciremo a fare qualcosa pure sugli ostacoli, fare una didattica di base dell'apprendimento degli ostacoli. Perfetto. Che normalmente è una parte che a grande richiesta a grande richiesta, come dire, non viene trattata, però poi sia gli insegnanti che gli istruttori trovano grandi difficoltà quando vanno sui campi a così avviare un ragazzino agli ostacoli. Insomma, io vedo sempre che c'è difficoltà, per cui diciamo il nostro percorso sarà questo: faremo insieme teoria e pratica. Quindi chiaramente chiedo a tutti di, nei limiti delle vostre condizioni fisiche, di meno male nei limiti delle nostre condizioni fisiche, perché molti di noi hanno degli acciacchi, lo so. nei limiti delle quindi vostre se ci condizioni... fermiamo non perché non vogliamo fare, ma per motivi reali, e quindi nei limiti delle vostre condizioni fisiche è chiaro che dovete provare, no? Così noi stamattina faremo un percorso chiaramente sulla corsa, cercando proprio di capire praticamente come si fa, come ci si approccia a un gruppo di ragazzi, in questo caso siete voi, che, ai quali bisogna iniziare a dare delle informazioni, far provare delle esercitazioni per capire che cosa significa correre correttamente. Guardate, la premessa di fondo è questa, che la corsa può sembrare una banalità, no? Però fondamentalmente è alla base di buona parte delle discipline dell'atletica leggera, e non solo, perché diciamo è il gesto motorio di base anche per i giochi sportivi. Quindi è un gesto naturale, per cui molto spesso non ci si fa tanta attenzione, dice vabbè, corre, sanno correre tutti come sanno tutti camminare, però fondamentalmente correre è una cosa, correre bene, che fondamentalmente noi alleniamo dei ragazzi perché poi devono ottenere delle prestazioni, no? E quindi il gesto efficace, avere un modello di riferimento per quanto riguarda la corsa e sapere come insegnare questo modello di riferimento è importantissimo. Perché? Perché se noi riusciamo a fare una didattica giusta per quanto riguarda l'apprendimento della corsa, molto probabilmente risolviamo anche molti altri problemi che sono connessi all'apprendimento di altre specialità. Immaginate, correre e saltare in alto e in lungo, correre e superare ostacolo, correre e lanciare, giavellotto. Allora, se uno ha padronanza del gesto della corsa,
nel senso che lo sa gestire, lo sa modificare nei suoi parametri a piacimento, molto probabilmente dispone di una base motoria su cui inserire ulteriori apprendimenti. Per cui per questo è importante, quindi molto spesso non bisogna sottovalutare l'importanza della padronanza di questo gesto di base, che tra le abilità motorie è la base anche un pochino di collegamento con tutte le altre. Adesso noi che cosa faremo? Faremo quello che dovremmo fare con i ragazzi. Perché fondamentalmente noi con i ragazzi che dobbiamo fare? Intanto, rispetto a tutto quello che gli proponiamo, dobbiamo capire quali sono le loro gestualità spontanee, ovvero che tipo di difficoltà hanno nell'eseguire quello che noi gli richiediamo. Cioè non possiamo partire già dando delle informazioni, no? Senza vedere prima quali sono le loro gestualità. Questo è un qualche cosa che dovrebbe essere sempre di guida, perché io non ti posso proporre qualcosa se non so quali sono i tuoi livelli di abilità. Allora, noi faremo così adesso. Tutti quelli chiaramente che lo possono fare, fanno un primo giretto di corsettina piano, poi ci fermeremo, inizieremo a dire delle cose, poi faremo qualche altro giro di corsa, poi faremo degli allunghi, poi faremo delle esercitazioni, però diciamo alterneremo sempre questa